Il cantautore britannico è tornato in Umbria per un periodo di riposo, lontano dallo stress. Ed Sheeran è tornato in Umbria, dove lo scorso anno aveva comprato casa. La notizia è stata resa nota grazie a due ragazze dell'Infopoint di Panicale che hanno scattato un selfie insieme all'artista e lo hanno pubblicato sulla pagina Instagram Panicale Infopoint. In questo modo, in tanti sono venuti a conoscenza del fatto che Ed Sheeran è tornato in Italia e non per un tour, ma semplicemente per una vacanza. Le ragazze dell'ufficio turistico gli avrebbero persino dato informazioni sul lago Trasimeno. Nelle ore successive è stato avvistato nella piazzetta centrale di Panicale, dove avrebbe trascorso un pomeriggio tranquillo facendo foto con chiunque gli chiedesse. Il cantautore britannico aveva comprato casa in Umbria per distaccarsi dalla vita frenetica della sua professione e per poter godere dei piccoli piaceri della vita che un piccolo paesino umbro è certamente capace di donare. La sua dimora umbra ha una suggestiva vista sul borgo di Paciano. In un'intervista, tempo addietro, aveva dichiarato di non essere un tipo da villa hollywoodiana e di preferire la tranquillità della campagna. Paciano è un piccolo centro di poco più di 1000 anime, inserito tra i borghi più belli d'Italia ed è un luogo in cui l'artista ama prendere una pausa dal clamore mediatico. In passato, nello stesso posto, Ed Sheeran aveva trascorso un capodanno, testimoniato a suo tempo da un post su Instagram. La critica è social. A proposito di social network, qualche anno fa fece parecchio rumore la decisione dello stesso Sheeran di abbandonarli con toni piuttosto polemici, lanciando frecciate anche a coloro che li frequentano assiduamente. Il problema degli smartphone è che ognuno si crede un critico o un giornalista, aveva dichiarato. Aveva inoltre scritto sulla sua pagina Instagram, prima di abbandonare il social network, colgo l'occasione di non essere più dovunque, ma di viaggiare per il mondo. Ed aveva continuato, ho rinunciato agli smartphone e ne sono molto contento, ho ancora un vecchio Nokia 3210, uno di quelli senza display. Nessuno sa il mio numero, mi serve solo nei casi di emergenza se devo chiamare qualcuno, ad esempio se sono bloccato nel traffico o mi è accaduto qualcosa. Il cantante fece sapere di essere felice di tornare finalmente a guardare il mondo attraverso i suoi occhi e non più da uno schermo. Alla fine, però, è tornato sui social, per la gioia di tantissimi followers e per condividere le proprie foto e i propri pensieri.